Un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter, buon pomeriggio a tutti, o buon pranzo come volete fare voi. Allora ragazzi, si sta parlando tantissimo di me, anche in altri canali, non parlo di Diego Ligorio che anche lui ha fatto un video, insomma, dove parla di me. Un grandissimo abbraccio amico mio, ti voglio bene, non ci sarà mai una fade tra di noi, quindi non iniziate a dire cazzate. Però giustamente non siamo dalla stessa opinione, ok? Ci sta, quindi evviva l'amicizia, sempre Forza Inter tutti quanti, però è normale che Diego Ligorio la pensi diversamente da me, ci sta, io la penso sempre allo stesso modo, però ragazzi, ora vi svelo il mio segreto del perché Mario Inter ieri sera ha fatto questo video. Uno, perché godo, perché sappiamo tutti quanti che là dentro non comanda San Paoli, comanda Maradona e comandano Messi, quindi per me doppiamente la devono andare a prendere in culo. Seconda cosa, perché non convocare Icardi, che è il capitano dell'Inter e il capocannoniere della Serie A? Però aspetta, tutti quanti mi hanno fatto questa domanda, tutti, sentitemi bene, dal primo fino all'ultimo secondo, eh? Ora vi dico la verità. Tutti quanti mi hanno detto: Mario Inter, ma insomma, ma sto cazzo di Icardi, no? Ti pensi che ieri se entrava vinceva l'Argentina? No. Trovatemi un minuto di ieri dove io dico che con Icardi si vinceva. No. Non l'ho mai detto io. Trovatemi il minuto. Io credo che già qui ho ragione, no? Quindi avete sparato tante cazzate. Seconda cosa, per me è tutta una tattica fare questa cosa qui, perché io a voi vi devo smascherare in un modo o nell'altro. Mo lo faccio. Però dovete essere onesti e obiettivi a dire: Mario, hai ragione tu, oppure no, Mario, ho ragione io. Perché ieri io ho criticato Messi, ok? Non che Messi non è un fenomeno, perché per me, io lo sempre detto, Messi è un fenomeno. Messi è un fenomeno. Stop! Non dite più cazzate. Messi è un fenomeno. Però come mai Messi fa schifo e tutti quanti voi, ma non è colpa di Messi. Tutti gli anticardiani. Io lo sai quanti account ho visto, l'ho visti tutti. Ho un casino di screenshot. Non è colpa di Messi. La colpa è della squadra, perché quella squadra fa schifo, e se, anche se giocava Icardi, quell'Argentina non faceva niente. Parole vostre, sentitemi bene, avete sentito? Quando gioca l'Inter, gli stessi account, Icardi gioca male, è solo colpa di Icardi. Della squadra non ne parla nessuno. Quindi perdiamo, è colpa di Icardi. Pareggiamo, è colpa di Icardi. Segni Icardi e vinciamo, che gol di merda. Ma poi dobbiamo ringraziare a Candreva e a Perisic. Cioè, allora ricapitoliamo, caro Diego Ligorio, Icardi con quell'Argentina lì non poteva fare niente. Messi non poteva fare niente, perché l'Argentina è una squadra di merda. Intorno a Messi c'è una squadra di merda. Mentre però dall'altra parte, tutti questi intertristi dall'altra parte, pretendete dai Icardi con una squadra di merda, pretendete i trofei, pretendete. E ora ve lo faccio. Guarda Diego, l'hai detto pure tu, Diego, io ti voglio bene più della mia vita, per me sei un fratello. Però senti le tue parole, Diego. Non mi sembra niente. Baffanculo, va, ancora notte magica ci sono. Ancora notte magica, ormai stinno. Cagare. L'Inter arriva a un certo punto ed è una squadra di merda. Senti, Diego. Si sbriciola. E allora basta. Allora, ma perché insistere? Ha 25 anni, il ragazzo non ha più 19 anni come una volta. Icardi, eh? Adesso ha compiuto 25 anni. Cazzo, dobbiamo aspettare che gli vengano le vene varicose e portarlo a più albergo Trivulzio per vedere se Icardi con i suoi gol riesce a portarmi o in Champions League o farmi vincere una Coppa Italia? Perché ripeto, io mi accontento di quello, io non voglio
vincere chissà che cosa. E come fai, a pretendere da Icardi, caro Diego? Come fai tu a pretendere da un giocatore che ti fa 30 gol, 25 gol, quando una squadra intera fa cacare? Dimmelo, Diego. Me lo devi dire ora, Diego. Dimmelo. Dimmelo tu e tutti questi qui che mi avete commentato ieri sera. Parole vostre. Voi pretendete da Icardi che lui ti deve portare i trofei. Messi, che veramente ha le potenzialità di risolvere la partita da solo, sta facendo schifo, ma non è colpa di Messi, è colpa della squadra. Siete dei falsi! Falsi! E non parlo del mio amico Diego Ligorio, soltanto, perché ripeto, io e Diego, tra noi due non ci sarà mai una faida. Mai in vita mia, mai! Perché io, per me, io e Diego, se mi dite, oh, dagli il tuo cuore, io glielo do. Te, apritemi e dategli il cuore a Diego. Ci sta che entrambi abbiamo due opinioni diverse, però sono sbagliate le vostre cose, perché se rimanete in quel modo, dovete rimanere in quel modo anche con l'Argentina. Dovete dire: Messi ha fatto schifo al cazzo. Seconda cosa, perché Mario Inter sta facendo così con Icardi, che fa vedere la figurina dell'Argentina? Questo qui, perché con questa Argentina di merda non poteva essere convocato. Non dico che giocava, perché può darsi che se giocava non toccava nemmeno una palla. Ok, non toccava nemmeno una palla, però perché non convocarlo? Perché io odio, perché è stato Maradona e Messi che non hanno voluto lui. Quei due non hanno voluto lui, ecco perché ce l'ho con l'Argentina. Non perché non hanno convocato solo Icardi, perché dico, oh, guarda, se c'era un'Argentina che era veramente fenomenale, perché era veramente fenomenale, allora Icardi, vabbè, ci sta. Però arrivato a sto punto, visto che voi, Maradona e Messi, voi due avete fatto la squadra e ora ve la prendete in culo doppiamente. E voi intertristi, e Icardi ha fatto qualcosa, Icardi ha fatto i gol, punto, statevi zitti, come quell'altro dei figli, l'Inter non andrà in Champions League, l'Inter non ci va in Champions League, immobile, l'Inter è andato in Champions League, di che cazzo stiamo parlando? All'inizio, vallo a prendere Icardi Immobile, vallo a prendere, l'ha preso, è zitto! Come o non come? Come l'ha fatti i gol? O rigore, o di mano, o di petto, o con il cazzo? L'ha arrivato! Hai fallito! Prima, ma Messi, non è colpa di Messi, è colpa della squadra. Di là invece è colpa di Icardi, ma non è colpa della squadra. Fatela finita! Datemi torto pure su questa cosa qui ora. Per me è tutta una tattica questi video che faccio io, per farvi uscire fuori a tutti quanti voi. Datemi, noi vediamo chi non mi dà ragione ora su questo video qua. Vi porto da uno psicologo, ci vengo pure io che mi devo fare controllare pure io, che pure io ogni tanto... Però vediamo poi lo psicologo chi dà ragione. È perché è impossibile che prima cacchi là e poi insulti là per andare a cacare da un'altra parte, no, è impossibile. Un saluto a tutti ragazzi da Mario Inter. Purtroppo ragazzi, tante persone ora mi stanno dando ragione, ho un bel pubblico ora che mi segue, perché mi stanno incominciando a seguire in tanti. Grazie per i bei messaggi, ieri in tantissimi avete quel coro lì, o Leo Lalà di Rajan Engolan, scaricati su Facebook, mi avete taggati in molti, grazie di cuore ragazzi. Un'altra cosa ragazzi, per l'Inter Club, ci sono due interclub che mi hanno chiamato, purtroppo io non posso, io abito lontano ragazzi, il lavoro, non vi offendete, mi fa molto piacere, vi ringrazio come ho già fatto, però non posso venire, mi dispiace. Un grandissimo abbraccio a voi dell'interclub, grazie per l'invito, vi voglio un mondo di bene, sempre forza Inter ragazzi, e amala, io sono interista, ciao.